Bentornati in un'altra puntata di B-Squared Gaming. Ciao. Siamo qua. Allora, vogliamo Rider. Esatto, vogliamo come al solito ringraziarvi per qualsiasi sostegno, per qualsiasi like, per qualsiasi commento che lasciate. Tutti i vostri suggerimenti sono assolutamente preziosissimi, cerchiamo di seguirli tutti, cerchiamo di accontentare tutti. Oh, un albero! Wow! Oddio, cosa hai visto? Lifeboat. Ah beh, cioè, guarda, un po' di cioè con tutte queste onde sicuramente sarà facile andare verso l'orizzonte. C'è giallone lì? Giallone lì, quindi devi andare lassù. Ma dietro di qua cosa c'era? Non ho mica guardato. Ma se mi butto di sotto? No. Splatted! Vabbè. Lalla. No, non c'è un tubazzo. Secondo te si salto di sotto? Sì. Proprio instant. Esatto. Proviamo. No, ma non... Saltone! Vole. Mi ricorda un po' Dishonored dai tempi d'oro quando... Vabbè. Cosa c'è lì sotto? Stavolta no, non buttate. No. Ah, voglio vedere com'è il motore fisico, voglio vedere come rimbalza. Saltone! Proprio scivola così, sembra ricoperto di vasellina. Non mamma so. Mia, veramente, cioè... Vabbè, direi di andare verso giallone. Dal 3 al 4 per il motore fisico. Voglio fare un po' di base jumping. Oh, oddio, un albero! A lifeboat. Una scialuppa di salvataggio. They must have gone inland. Già, già. Cioè, devono essere già dentro. Beh, visto gli abitanti, io non lo so, ma pirei il primo volo per la prima nave. Ah, un albero. Questo te lo dico io, devi fare. Take it slow. Take it slow. Naturalmente, vuoi vedere che non cascherà qualcosa, ti sparerà qualcuno addosso. Verrai ti con la bicicletta che ti viene addosso. Qualcosa deve succedere. Eccolo. Ah, io non lo so, io sto sparando avanti al massimo perché spero che cada. Questo è skill, eh. Questi sono anni e anni di Mario Bros. Io voglio andare. Oh, torna indietro. No, dai, vai avanti. Ma volevo farlo andare sul... No, è impossibile. Ma era impossibile da sbagliare, cioè, tipo, ho schiacciato tutti i pulsanti a caso contemporaneamente. Forse era quello il trucco. Forse è il livello facile che... Proviamo a fare salto dentro la cascata. Bomba. Tuffo bomba! Povera Lara. Povera Lara! Sono una puntata difficile. Ma cos'è? Abbiamo, cioè, ci ha dato che l'abbiamo superato? Sì, no, siamo a livello semplice. Cioè, basta morire e superi il livello. Allora, vediamo. Qui devi saltare, per una volta. Cioè, devi... se cado qua, muoio. Sì, se cadi lì, muoio. Oh. Se cadi qui, muori. Eviterei. Adesso come cazzo fai a tornare? Non so, forse devi lanciare di sotto per un... Proprio dell'altezza giusta. Cioè, praticamente Dio, quando ha creato il mondo, già sapeva di questo momento. Esatto. Di questa cosa qua dell'altezza giusta. Woo! Poi sai che male che deve fare questi salti. Minchia, ma guarda, non lo dire a me, cazzo. Quando salto i muretti mi sento già un vecchio di 80 anni. E non hai la milza spappolata. E non ho la milza spappolata. Però, ma la milza, cioè, non capisco. Cioè, lei tipo fa sti salti, però se fa così... Ma non lo fa più, non si splatta più per terra. No. Ok. Cos'è, un B-52? Sembrerebbe. C'è la stella americana. Vai, dai. Montiamo a bordo che mi sembra... No, non usiamo queste parole ambigue. Giochiamo questo gioco. No, però insomma mi sembra... Te lo dico io, devi... Ah, devi andare, devi entrare nell'aereo, te lo dico. Aereo. Se mi dessi un altro tuffo a bomba. No, dai. Monta lì. XXX. Oh, God. Ah, tu jump.
Dunque, c'è una scena in Uncharted, mi sembra il 2, che salivi su un treno così e... Comunque, questa saga è stata divertente perché... perché praticamente quando era uscito Uncharted veniva criticato X... Veniva criticato per... Grazie! Non sapevo di essere cieco! Comunque, ti stavo dicendo, quando era uscito Uncharted veniva criticato di aver copiato da Tomb Raider. Siccome queste scene sono molto Uncharted, adesso Tomb Raider è stato accusato di aver copiato Uncharted. Ti rendi conto? Vabbè, ma mi sa che i giornalisti di Luigi dicono che non c'hanno proprio un cazzo da fare. No, ma guarda che è una roba. Va bene che ci sono dei giochi pietosi, però almeno questi qua che si salvano. Cosa ne sai? Ancora non ci siamo giocati. Esatto, beh, si spera, cioè, magari... si salvino, le aspettative sono a mille poi. Magari è il male. Press A, mid jump to scramble up. Pigia. Ah, ok. Oh, cioè, mamma mia. È tipo il doppio salto. Sì, sì, qui è... Alla Castlevania. Esatto. Io non ci ho mai giocato, com'è quel gioco? O Akuma Joe Dracula per i puristi giapponesi. Ma com'è quel gioco Castlevania? Non sai che deve uscire il nuovo capitolo? Quale? Quello su DS? No, quello su console. Castlevania, no? No, ma una bomba. Bello? Poi ce ne sono, ne ha fatti 50.000 poi alla fine. Tutte le serie di successo. Io voglio sapere, mentre guardiamo questo video, quanti si stanno focalizzando sulla telecamera, sul coso, e quanti su altro. Sam? Roth? Can anyone hear me? Sembra un po' la Miletti. Allora, cerchiamo di tradurre perché ci hanno detto che non gli piace. Qualcuno mi può sentire? No, no, no. E andiamo avanti. Minchia. Traduzioni veramente minchia, sei... elaboratissime. C'era un X. Com'è che si chiama quello quello delle iene che faceva il professore di inglese? Non mi ricordo. Mr. Brown. Mr. Brown. Ma cazzo, ma non si sa reggere proprio in piedi, eh? Ma questo era... No, no, sei ancora vivo. No, ma nel senso, quello che voglio dire era... Voluto. Voluto? Certo. Oh. Minchia, questa qui in parkour è proprio... Danno... baricentro... Fanno gravità. Danno un baricentro, esatto, un po' troppo spinto verso l'avanti. È un gioco dove, praticamente, tipo... Qui un tacchino. Tra l'altro la vegetazione è cambiata tantissimo. Questa sembra la foresta nera tedesca. Io vedo un po' freddito. Looks abandoned. Capitano. Dovremmo accendere un e bere acqua piovana. Minchia, meno male, cazzo. Corre, tette al vento tutto il tempo. Is anyone listening? Please respond. Se qualcuno ci sta ascoltando, per favore rispondete. Traduci, no? C'è scritto... No, risponde... È la SIP. Tra l'altro è un casino, perché se piove il legno è bagnato. Voglia di stare lì. Non si accende meglio. Chi non si porta dietro una scatola con un fiammifero, cioè tipo adesso la sfiga hit or miss, o ce la fa o muore. Minchia, che fuoco. Minchia, la cosa chiamarono... c'era? Petrolio lì sotto. La chiamarono promesso, in realtà c'era tutta la diavolina. Esatto. Tanto ho notato che siamo arrivati a un livello grafico che quando giochiamo normalmente la grafica è dettagliata, quando arrivano i video merda. È una merda. Cioè, una volta era il contrario, non so se ti ricordi. Ancora batteria? Filmino porno? Attenzione. Here's the soon to be world famous archaeologist Lara Croft in her native habitat. Ecco la prossima archeologa nel suo habitat. Yamatai?
mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. Ma Sam era quella che era stata crocifissa. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always. Perché ci dobbiamo credere. Cioè, praticamente stiamo cercando qualcosa. Ma anche lei non è male, eh. Oh! Quello è Mr. T di Diddley Team. I'm not serious about this expedition, Lara, but it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. Hanno speso tutto in questo progetto. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. Reputazione hai, ma ti sei visto? And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asia. So why don't you just stick to boats? A me sembra Ronnie di Jers. That's a ship. Need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. Con l'uccellino. Bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Vabbè, devo andare in sto posto dove praticamente c'è la questo storm che dovrebbe distruggere tutto. Tutti sono contrari, ma l'area che è una gran figa ci vuole andare. E infatti si è visto. We're going into the Dragon's Triangle. Ah, il capitano Anu ha parlato. Si va. Tutti danno ragione a quella che ha le tette. Perché li ha uccisi tutti. Brava, così si fa. Quindi. Esatto. Scopa. Quindi. I can't just sit here. I've got to find something to eat. Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare. Dai. Andiamo, perché questa foresta è ricca non di. Non c'è di piccione, dai! Non c'è un Kinder Bueno, bontà corleggi. Mi vuoi dire che la Ferrero, appunto, non è ancora arrivata in questo mercato? Guarda come corre, sembra Forrest Gump. Oh, God. What's going on here? Wait, I can use that bow. Ma! Ti è venuto addosso, non so se sì, hai capito. Ho visto sangue. Sì. Siamo stati presi a cornate da un cervo. Hai capito che ti devi arrampicare? Guarda, lì c'è qualcosa! Qui. Questa è la faretra. X. Bene, adesso arrampicati. Sai che devi andare... Sai che devo andare là. Entra a casa, magari c'è qualcuno. Ah, X. Non è una fretta, sono proprio frecce. C'è qualcuno in casa? Proprio a porta di indist... Oh, no, poi ti faccio notare... Ah, ma è un bunker. Dai. Altino! Yeah. È morto. Il tuo cellulare non ha una batteria. Non può per le ossa. I can do this. Oh ragazzi, se volete fare le modelle, occhio alla dieta, perché se gira. Sto interagendo. Beh, minchia, incredibile. Ma, cazzo, però sei handicappata come pochi. Vabbè, però c'ho le tette grassate. Oh! Let's see if this thing still works. Just remember Roth's training.
You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. No, aspetta, lì siamo venuti da qui. Ma il non era andato da questa parte. No. I need to find something to eat. Mamma mia, quanto rompi. Dai, c'ha fame anche tu. Ah, scusa, tutta la notte. Scusa, le tette non sono fatte al 90% da depositi adiposi. L'istinto animal. E con l'istinto animal. Ah, aspetta, c'è qualche cosa. Non è il teschio. È il teschio. È il teschio. Ma tra l'altro come si spara? Così. No, devi anche. Mi sembra. Ti vai dietro la corda. Ho visto nel gameplay che guardi la concorrenza. No, quello alle tre, naturalmente. Quei figaccioni delle tre. Ma quindi? Quindi cervo. Dov'è il cervo? Boh. Cazzo, figa, vuoi? Boh. Dov'è andato il cervo? Sali. Destinazione terzo mille. Non vedo cervi. Ma magari è veramente andato dove dicevo io, eh? Perché tu hai detto che non... Salta. No, mi sa che... Questo giro deve saltare dall'altra parte. Sopra la casa. Ah, no, hai visto, sì. Qua? Mi sa che devi centrare proprio una pizza. Tra l'altro hai visto un pop-up delle... No, ma dovevi entrare... Dici che devo andare sotto? C'era qualcosina. Vabbè, pazienza. No, hai notato che c'era un pop-up? Perché prima non c'era. Cos'è un pop-up? È quando la ruota è apparsa. Ah, lì dobbiamo andare, sì, sicuro. Sì. Dobbiamo fare... No, ma mica cazzo. Siamo morti? Ah, no, proprio... Proprio così, brutale. X... Minchia, il soldato Kosuke. Private Kosuke. Non si può non sentire questo qualche cosa. No one heard anything. And this morning. Pause. Don't know anything. And this morning they found this helmet. Chinese. It is the Oni who stalks us. Oni è in giapponese dovrebbe. Tipo il demone. Ah. The Restless Evil Spirit. Ok, praticamente tipo noi abbiamo invaso il territorio dei demoni e questi ci stanno stalkando e ci vogliono fare fuori. L'intera isola è un cimitero. È solo una questione di tempo e il demone verrà per noi. Ha già un documento. No, prima ho bisogno di... Visto che devi andare giù. Perché? Ah, puoi andare giù. Mi sa che devi andare in quella... esatto, dai. Prova ad andare lì. Vai avanti. C'è un altro arco, quindi ci stanno spingendo lì. Ma noi dobbiamo... No. Hai capito, bravo. Mamma mia, adesso guarda com'è agile, cazzo. Man. Cioè, prima non riusciva a superare... Sì, però... Tra l'altro la ferita... Ah, aspetta. Posso interagire? Sì, questo quando è bianco prova a fare il spirito di adattamento lì. Non ne vuole sapere. Di solito o appiccichi qualcosa lì o... Eccolo. Ma no, stai lì perché sennò si fa... Vai. No! Che fallito. Ciao. Scappa lo stronzo. Ma tira di più, tendilo di più l'arco. Ma l'ho preso o no? Perché si fa così. Fermo. È morto. Sì. Non ci vedi più dalla fame. Poverino, ancora vivo.
Quindi uno l'ho missato, l'altro l'ho teso troppo poco. Pupallo è un tuo amico. Qui gli animalisti potrebbero avere qualcosa da ridire. Cioè adesso c'è la peta. Che bontà, carne viva. Sarà abbastanza al sangue. Esatto, adesso voglio vedere come lo cucino. Cioè, ma pensa al bordello. Cioè, già quando tu cucini un pollo, gli devi togliere tutte. Ma tu hai mai cucinato un pollo? No, ma cioè, è un dramma. È già notte? No, non è. Ma ha mangiato o no? Ha detto, ritorna al campo. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. No, non ci no, parli. No, era solo per vedere, per usarlo come... Allora, vai lì, magari riesci a prendere... Non posso interagire con questo cadavere. Però posso occultare. Ma ti ha detto che devi guardare le stelle per ritornare a casa, va. Mi sembra un po' poco tecnico. Ma almeno si ingiallisce. Vai, prova. A parte che non funziona più. Come non funziona più? Oh, ti giuro, lo sto schiacciando. No. Ah, no. Ok, no, guarda, c'è... Vedi il cazzo di rombo. Il cazzo. E se ammazzassi pure questo, dai, poverino, a calci. Bene, ragazzi, io direi che anche per questo capitolo... c'è un coniglio! Il conil! Cioè, guardiamo solo il coniglio. Cos'è? Roger Rabbit. Sì. Ma io voglio uccidere il coniglio. No, dai, è troppo... troppo... Poi, se ci servono le frecce... No! No, e adesso? Dove è andato? No. No, dai. Oh! L'ho fatto apposta. Bene, ragazzi, come dicevo... alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi e commentate. Dai. Stai esaurendo tutti. Vabbè, fai X. Iscrivetevi, commentate. Mi raccomando, qualsiasi supporto è ben accetto. Spediteci un coniglio. Esatto. Scrivete suggerimenti alla mail che trovate sotto tra le informazioni. Mi raccomando, interagite e iscrivetevi. Dobbiamo crescere, diventare come quei partner che hanno circa 2000 iscritti. A noi ce ne mancano circa 2000 meno 15. Buon Va bene, ciao ragazzi!